Abbiamo fatto questa festa perché insomma, tutti gli abitanti della valle collaborano per vedere di risistemare un po' questo rione, diciamo, chiamiamolo rione. Stavolta nemmeno per le elezioni sono venute a tagliare l'erba, perché di solito quando c'erano le elezioni passavano. Siccome lo scultore ha donato questo qualcosa, questo monumento simbolico che proprio si chiama l'incontro, vuole essere questo, un incontro pur nella diversità per arricchirsi vicendevolmente. Appena ho visto questo monumento ho detto che c'è la parte lucida che abbraccia l'altra parte, ma anche dall'altra parte c'è sempre la parte lucida che abbraccia. Invece secondo me l'abbraccio deve essere reciproco. Ognuno ci vede cosa gli pare. Sono Paolo Filippi, l'autore di questa scultura. Io di solito faccio sculture iperrealiste. Mi sono voluto cementare in una scultura un po' più moderna, più semplice, concettuale, e mi è venuto l'idea di fare questo assemblaggio fra l'acciaio inossidabile e il ferro corte rugginoso che rappresenta l'incontro. È stata l'Associazione della Valle Benedetta, un'iniziativa per rimettere in sesto quest'area che era un po', diciamo, abbandonata a se stessa. Sì, abbiamo sistemato, è venuto un buon lavoro, c'è rimasto un buco nero in questo parcheggio, in questa area picnic, nell'area qui dove c'è il campino della parrocchia. Il buco nero è quella struttura lì che è di proprietà dell'amministrazione comunale. Noi abbiamo chiesto come associazione di poterlo utilizzare, risistemarlo, valorizzarlo. Potrebbe essere un punto di arrivo, di accesso alle colline livornesi, potrebbe essere il centro dove ci si fa una biblioteca, dove gli abitanti di Valle Benedetta si ritrovano, leggano un libro, si scambiano un libro, ragionano, parlano. Io sono, diciamo, il socio che si occupa della sentieristica. Il nostro obiettivo è arrivare ad avere una serie di sentieri dove tutte le famiglie, anche i bambini, cioè chiunque, possa essere in grado di andare a fare queste camminate senza perdersi, logicamente. Ora, il primo passo è stato fatto, 3 mesi di lavoro, e abbiamo messo una mappa che è, diciamo, nella zona dove c'è il cancellone per andare alla Sambuca, quindi sopra, dietro la chiesa. Questo è stato il primo passo. Poi il secondo passo, vediamo se c'è la possibilità di disegnare questi sentieri proprio fisicamente, quindi segnalarli sugli alberi, sulle pietre, come dal regolamento CAI nazionale. E fatto questo, poi il prossimo passo sarà quello di creare dei percorsi che noi già abbiamo, però fare proprio dei pieghevoli e poi queste darle a chiunque voglia poi, diciamo, avventurarsi in questi sentieri, che ci sono cose fantastiche da vedere. Tra l'altro, a livello proprio culturale, qui ci sono delle cose da vedere che, cioè, a livello culturale sono i percorsi più ricchi che abbiamo nella zona di Livornese. L'associazione Valle Benedetta, costituita circa un paio d'anni fa, si è innamorata, costituita dagli innamorati della Valle Benedetta, è riuscita a mettere su un gruppo notevole di personaggi, di persone attente a questa località. E come prima cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto com'era cadente quest'area picnic e l'abbiamo ristrutturata. Ovviamente le forze economiche non ne avevamo. Cos'è successo? La provincia ci è venuta incontro e ha fornito i materiali di base. Inoltre ci ha fornito le panchine, i nuovi tavolini e l'altalena, un oggetto in più. Da qui i lavori, sistema qui, sistema là, divenne un bel turnover di persone e quindi è cresciuto, è venuto fuori quest'area. Ma come? Alla Valle Benedetta 40 anni fa è stata arricchita la chiesa con opere degli autori dell'epoca, eppure il Cenacolo è ancora qua, il Cenacolo è qui che vive, che pulsa,
Allora, presentandosi al Cenacolo, in questo gruppo armonico di persone, di artisti, il Cenacolo degli Artisti, ho fatto una richiesta e ho detto: perché non tornate, non vi rendete presenti in questa realtà ora, a distanza di 40 anni, viva, una realtà viva, viva all'epoca e rinvivita anche oggi. Da lì, quale può essere il tema che ci accomuna? Questo fatto di stare insieme nel mondo dell'arte, stare insieme nel mondo dei camminatori, stare insieme nel mondo di chi partecipa alle funzioni religiose. Della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E allora? Incontro. Qui io ci vedo dentro, questo ce l'ho nell'idea. E ecco che è uscito fuori Paolo Filippi, che è uno dei partecipanti al Cenacolo. E quindi da lì è venuta fuori l'idea che poi si è sviluppata e ha portato a questa bella opera, la quale Pino Conti, che è uno dei valorosi vi racconta, perché è una realtà a volte sconosciuta. E quindi è bene che noi, poi di voce in voce, possiamo in qualche maniera tramandarla, perché ha i suoi valori che Pino adesso ci racconterà. La mia presenza ha un senso e una spiegazione, perché anche oggi qui fra noi questa specie di spirito, tra virgolette, ecumenico del Cenacolo è presente, perché come accennava Leonardo, l'opera che oggi celebriamo è nata, l'ispirazione di quest'opera, come potrà confermarvi anche l'autore, è nata a seguito di dibattiti all'interno del Cenacolo fra presenti e lui, l'artista, a commento delle caratteristiche della sua produzione artistica. Il frutto di questi contrasti, di queste differenze di valutazione, eccetera, sono state che un giorno Paolo si è presentato al Cenacolo e dice: guardate un po' se ho fatto oggi. Sono pensionato e da quando sono in pensione ho avuto questo desiderio di implementare questi lavori in ceramica. Volevo dire che noi abbiamo delle personalità meravigliose, dei doni fatti al mondo, al paese, alla cittadinanza. Il professor Nociti è uno di questi doni, ma ce ne sono anche tanti altri. Tante persone che mettono a servizio quello che loro hanno e soprattutto quello che loro sono, e lo condividono, non lo trattengono strettamente per loro, ma lo aprono, stanno meglio loro e stiamo meglio tutti così. Crista dice: ma 90 anni e ti lametti? Mi lametto, perché io vorrei camminare come camminavo prima. Partivo alle 3, andavo a lavorare, a tagliare la macchia, a portare legna. Sì, facevo 6 o 7 viaggi, lasciavo la legna fino alla rada lì fuori. Poi, quando l'avevo portata tutta, perché c'era il tagliatore che faceva la linea del telefono e della luce, tutte le legna grosse le portavo lì. Il compito della parrocchia e della chiesa è quella di farsi lievito nella massa. Lievito nella massa vuol dire cercare di far lievitare una società, una cittadinanza, affinché possa germinare con dei frutti di bene per la vita comune e la vita collettiva. Quindi la parrocchia si era fatta anche promotrice, ha caldeggiato e tuttora sostiene l'associazione della Valle Benedetta, che è un frutto di bene per il nostro territorio.